pomeriggio a tutti, spero che il break sia andato bene, noi del Propeller di Napoli abbiamo portato le mozzarelle, spero che le abbiate gustate, non c'era eccellenza migliore per dare inizio a un eccellente pomeriggio con eh, due eh, carissimi amici, Alfredo Scalisi, eh, amministratore delegato di della eh, Spezia Container Terminal, Gruppo ContiChip e Alessandro Panaro, direttore di SRM. Due carissimi amici, mi fa molto piacere, ho accettato con molto piacere come Presidente del Propeller Club Italia di introdurre, ma soprattutto di fare, dei saluti iniziali in questa sessione sullo studio condotto da SRM per Countship Italia Group sui corridoi, Italia, sui corridoi ed efficienza logistica dei territori. Perché? Perché a Countship, a SRM, si lega una mia storia personale, che mi fa piacere condividere con tutti voi. Ma prima di questo, congratulazioni a Riccardo Fuochi e a Betty Schiavoni, a Propeller Milano e all'Alsea per questa settima edizione. Io so, avendo fatto a settembre la quinta edizione della Nepal Shipping Week, quanto sia faticoso, eh, quanto sia eh, challenging organizzare un incontro così importante, ma eh, veramente complimenti sinceri perché io ho vissuto la mattinata, ero incollato in prima fila a seguire tutti gli interventi e vorrei definire questa settima edizione un po' rivoluzionaria, nel senso che si è passati veramente da un declinare su noi stessi, tematiche che, di cui parliamo ogni giorno, ad ascoltare invece degli interventi eh, così interessanti e così innovativi. Ecco, questo dell'innovazione credo che sia il mh, tema più importante di questa eh, Shipping Logistics Meeting Mizzinza a settima edizione, quindi mi fa piacere anche come propeller nazionale vedere tanti presidenti e soci eh, e consiglieri dei propeller nazionali che sono venuti qui eh, e poi ho sentito Marco Comelli dire che più di mille persone collegate quindi Dopo la pandemia abbiamo questo fenomeno effettivamente di una sala fondamentalmente piena, ma di possibilità di avere tanti collegamenti eh, multimediali direttamente. Allora perché mi fa particolarmente piacere? Io col gruppo Conticip ho iniziato ad avere rapporti nell'89-90 a Spezia quando occupandomi eh, come consigliere di amministrazione della de, società di rimorchio portuale inizialmente eravamo percepiti eh, lo dico a Massimo Seno che stava comandante del porto eh, e che stamattina rivendicava giustamente eh, come ammiraglio Seno e come comandante generale capitale del porto la competenza sui servizi tecnico-nautici all'inizio quando io arrivai a Spezia eh, eravamo percepiti come un costo non come un'opportunità poi alla fine credo che un approccio che sappiamo dare eh, alla materia diventiamo partnership di, co partner di Conte tant'è che quando la grande avventura di Gioia Tauro, poi con Alfredo abbiamo condiviso il ruolo di consigliere di amministrazione per un certo periodo Gioia Tauro. quando arriviamo giù a Gioia Tauro noi eh, vincemmo la concorrenza di altre sette gruppi armatoriali italiani ma nell'innovazione che Conte voleva portare facemmo una società mista, io dico tra il diavolo e l'acqua santa, il diavolo era nei rimorchiatori, l'acqua santa, contici per terminalista, e riuscimmo a portare in modo innovativo un servizio che non esisteva, già Taro era un porto completamente nuovo, ma innovando anche sulle tariffe, andando, ecco quando vedo questi studi, Alfredo, vedo, questa storia dei ContiChip, che è sempre stata molto attenta ad analizzare, quindi, quella fase, io molto più giovane, insieme a dirigenti eh, di ContiChip, ad analizzare le tariffe e il rimorchio in tutto il mondo, ma in particolare in quei porti che potevano essere concepiti come concorrenti, porti di transshipment, porti importanti e quant'altro, per andare a collocarle poi in una tariffa che è molto innovativa in Italia, nel senso che era una tariffa flat, non legata all'overtime, ma dal lunedì al sabato, legata semplicemente giorno notte la stessa tariffa. Dico questo nel senso che con Conteship io ho anche imparato molto. Ho imparato, qui parliamo di sostenibilità, di governance, di digitalizzazione, tante cose, devo dirlo, io le ho imparate, quindi dico grazie a Conticep. L'altro grazie che devo dire e a SRM, perché SRM attraversa ormai da tanti anni la storia del propeller napolitano, Alessandro Panaro è consigliere della Ehm, propeller di Napoli, e faccio un po' di, di pubblicità. Mercoledì prossimo avremo un importantissimo convegno che proprio Alessandro con organizza con me sulle ZES. Questo tema che anche stamattina è ricorso in alcune presentazioni. Ma poi, soprattutto, Alessandro Panaro. Poi avete sentito il direttore generale Massimo Andreis, stamattina con quella interessantissima eh, relazione che ha presentato, è il braccio scientifico del. Propel, nel senso che tutte le nostre missioni in Italia e all'estero sono accompagnate dalle loro analisi, dalla loro conduzione. Dovevamo fare a maggio quella in Turchia, purtroppo rimandata per il terribile eh, disastro del terremoto eh, nel sud della Turchia, che però terremo ora, avremo consiglio più tardi per decidere quando, verso fine anno. Ecco, con SRM. Abbiamo condiviso queste eccellenze. Quindi eh, il propeller che rappresenta eh, 25 club, 1400 soci e quant'altro, gli esecutivi dello shipping della portualità e della logistica, insieme a SRM, che ha la capacità di analizzare quelle che sono eh, la storia, il presente ma anche il futuro della portualità, dello shipping e della logistica e quindi ci accompagna. In queste analisi ci accompagna nelle missioni che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte tante, ma poi da queste missioni nascono poi opportunità per i discorsi concreti come tutte le zone economiche speciali che abbiamo visitato in giro per il mondo, da Shenzhen a Tangermed eh, e, e tante altre. E allora ecco, queste volevo dire proprio che queste due eccellenze, con SRM, si uniscono ormai già da alcuni anni per fare. Io ho, ho visto lo studio che è stato presentato e devo dire che i temi eh, dell'ex-works, il tema del reshoring, il tema della guerra, il tema della sostenibilità, sono tutti temi che poi trovo come assolutamente attuali eh, nelle aziende che io eh, attualmente seguo. Io sono presidente di un fondo di una holding portuale e devo dire che, eh, ad esempio. Stamattina è ricorso molto il discorso dell'Xworks in almeno tre o quattro interventi. Ruggerone ha detto, Presidente della so Logistica, mi sembra che ha detto benissimo il dato, 5, parlavo del 60, nello studio specifico che avete fatto mi pare il 55%, è un dato effettivamente che preoccupa, è un dato che non va bene e, e ha detto se eh, non ci pensano loro ci dobbiamo pensare noi logistici ad andare dall'industria e spiegare perché questo dato non va bene e perché effettivamente le industrie devono controllare. Io devo dire oggi lavorando un po' più nel break bulk come eh, terminalista che eh, nel container vedo che forse eh, massa critiche importanti abbiamo dei clienti invece che alla logistica danno una grande attenzione, quindi anche in importazione semmai si noleggia una nave, trattano col termine al disbarco, si fanno poi sempre col termine anche semmai la parte ferroviaria. Quindi questo nel break back sto vedendo una uh, forse è il caso anche di analizzarlo questo settore, Alessandro, ma vedo sicuramente un dato interessante, un dato importante. Eh, io ehm, vedo anche quegli altri aspetti, quello della sostenibilità, della digitalizzazione, della governance delle aziende. Questi sono dati che eh, sono molto importanti per tutte le nostre aziende, per, perché effettivamente eh, eh, inizialmente noi possiamo considerarle un costo e non un'opportunità, ma oggi è un costo necessario. Quindi, semmai se nel breve termine noi vediamo più il costo che il risultato, invece, almeno nelle aziende di cui io mi occupo, sto vedendo che effettivamente è un'assoluta necessità. Oggi, senza una digitalizzazione eh, estensiva, eh, senza una sostenibilità delle nostre aziende, senza una corporate governance, altri temi di cui stamattina si è parlata, non andiamo da nessuna parte. Ultimo punto, consentitemi un po' fuori dallo studio eh, che è stato fatto, però tutto questo eh, si deve coniugare per quanto ci riguarda con una competitività del sistema e quindi per quanto mi, me ne occupo io, ma anche Alfredo, per quanto eh, te come aspetta con te il termine e altri termini anche fate, la competitività del sistema portuale. Ecco, le notizie che abbiamo appreso, ancora confuse, eh, ogni tanto ne parlavo prima, con Luca Becce, Presidente di Assi Terminal, che sembrerebbe che poi vengono smentite e che noi ci potremmo trovare, facevamo i conti con Alessandro Becce, il mio amministratore delegato di FHP, in certi porti, tipo a Marghera, in cui lui per un effetto composto di un 8,8%, di aumento prezzi mh, di camion di linea fine 2022 e un 25,15 del nuovo decreto, se ci fosse un certo tipo di interpretazione, arriveremmo a un aggregato del 36,2%. Allora. No, a no, 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 al 40. no, 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 che poi si eh, riprodurrebbe chiaramente a catena sull'industria eh, il vice ministro no, ha dato assicurazioni eh, per cui questo non si verificherà Stiamo a vedere, ma credo che questo è importante. Non ho sentito parole, è stato un discorso più politico quello del Ministro Salvini stamattina, però effettivamente mi auguro che, come ragionavamo prima con Luca, questo non debba avvenire. Ecco, mi limiterei a questo, ringrazierei ancora sia SRM che ConteChip per questo studio molto importante e do la parola agli altri. Grazie. Okay. Inizio a parlare io, poi eh, cedo la parola a Alfredo e, e poi anche Dario che è uno del, dei ricercatori del team che, che cura le analisi. Allora eh, io eh, ringrazio Umberto e eh, ringrazio anche il presidente Luca Becce e Betty Schiavoni per essere venuti e per aver aderito. Alla presentazione di questa quinta Survey, questo è, la, è il quinto anno ed è il quinto anno che lo presentiamo in questa manifestazione. Perché? Perché questa Survey mette a sistema tre mondi: la ricerca, la logistica e la manifattura. Quindi Shipping Meets Industry è, in questo caso è, è lo studio più appropriato, è la manifestazione più appropriata questa per presentare questo studio. Uh, uh, mi dicono Alfredo che però prima di partire c'è un, uh, un filmato di Conship che se la regia vuole lanciare ce lo, ce lo gustiamo un attimo. Che dire, con questo gruppo abbiamo progettato e concepiamo ogni anno questa, questa survey che eh, on, cambia di anno in anno, ha una parte fissa e una parte variabile. Perché la forza di questi rapporti, secondo SRM, secondo le nostre metodologie, è quella di stare sempre sull'argomento. Per cui ogni anno ci sforziamo di chiedere alle imprese, di somministrare a queste imprese un questionario che sia sempre più. Realistico, quindi ecco per esempio la professoressa stamattina che è stata uh, che è intervenuta online, diceva non ci sono ancora SARVE dove c'è l'impatto sulla guerra. Questa ce l'ha perché il questionario è partito a maggio scorso e quindi finito a settembre. Le imprese hanno risposto con la guerra in corso. Um, quali imprese e come è strutturata questa Sarve? Allora, Uh, vi dico che sono 400 imprese manifatturiere quelle che rispondono ogni anno al questionario, lo completano e ci consentono quindi di, 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 di fare le elaborazioni. Attenzione perché queste 400 imprese, e vorrei sempre che mentalizzaste questo concetto: sono microfiltrate in, in che senso? Hanno tre domande di base. Se vengono fatte tre domande a queste imprese, se a queste tre domande non rispondono sì, 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 vengono scartate. Cosa devono fare queste imprese? Devono importare ed esportare, o esportare, chiedo scusa, quindi devono essere imprese che hanno una propensione a internazionalizzare. Come via mare, quindi importi o esporti, lo fai via mare, seconda domanda. Terza, lo fai attraverso il container. Un momento in cui l'impresa risponde sì, scatta il resto del questionario, altrimenti viene scartata. La fatica che facciamo quindi è quella di avere un processo di selezione. Che ci permette alla fine di arrivare a 400, quindi dobbiamo intervistarne molte, molte, molte di più. Come territorio abbiamo scelto quello: Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Sono tre regioni che rappresentano il 40% del PIL del paese, il 54% del commercio internazionale, quindi hanno una rilevanza economica notevole. Sono tutte società di capitali eh, e vedete anche: sono delle regioni, grafico alla vostra destra, che hanno nella propria componente internazionale una forte spinta via mare attraverso il via mare, chiedo scusa, vedete il 39% la Lombardia, il 31% il Veneto il 38% l'Emilia Romagna, quindi il totale dell'import-export, sul totale dell'import-export di quelle regioni, quella è l'incidenza di quello che loro trasportano via mare questo serve da tant a tantissimi dati, quindi dico che Sarà impossibile oggi presentarla tutta, quindi invito a leggerla, anche perché i dati vanno anche spesso letti in maniera incrociata. no? Prima Umberto parlava dell works. dell'ExWorks, works è anche specchio di quanto la logistica, ad esempio, si stia trasformando e stia andando verso l'integrazione verticale. Perché è chiaro che diventando sempre più grandi gli operatori, fagocitando varie fette della logistica, e noi tendiamo sempre di più ad avvalerci di questi grandi operatori e le nostre imprese e quindi. Gioco a forza i grandi operatori dei contagni sono tutti stranieri in questo momento, specialmente i vettori. Come l'abbiamo suddivisa la Survey? In tre grandi blocchi. Il primo ha approfondito la digitalizzazione, l'impatto della guerra, il fenomeno del reshoring. Abbiamo cominciato a chiedere a queste imprese, lo fai, lo farai, ti convince come strategia? La stai attuando? Attenzione perché oggi si è già parlato di reshoring. Però quelle imprese di cui abbiamo parlato erano imprese manifatturiere nella loro genericità di impresa manifatturiera. Queste stresso il concetto, sono imprese che lavorano con il mare e con i container. Quindi sono imprese che probabilmente fanno anche quelle famose rotte lunghe e che hanno necessità o non ce l'hanno di accorciare quelle famose catene logistiche di cui parlavamo prima. Secondo le scelte logistiche, scelte logistiche vuol dire che la survey un altro valore aggiunto che vi dà, per questo noi cerchiamo di costruirla sia in modo generalizzato sia regionalizzato, è quella di farvi capire che la logistica ha anche delle sfaccettature regionali, cioè ci sono delle regioni che fanno, le cui imprese fanno maggior ricorso all'uso dell'exworks o fanno maggior ricorso a esternalizzare la logistica, o una regione a più imprese convinte del reshoring che altre. Questo è importantissimo perché vi fa capire come si muove quel sistema produttivo ed anche corridoi logistici verso quale porto esporta o importa le proprie merci. Se fa o non fa ultimo miglio gommato o lo fa usando il meccanismo stradaferro. Quindi vi dà dei numeri che sono sì limitati a 400 imprese, aggiungo, altamente selezionate. Però vi dà dei numeri importanti che fanno capire come si stanno muovendo questi fenomeni. E poi in ultimo il case study. Come case study uh, uh, cosa stiamo scegliendo? Stiamo scegliendo dei distretti industriali appartenenti a quelle tre regioni che vi ho fatto vedere. E questo è un altro valore aggiunto che dà questo studio perché permette addirittura di entrare nelle profondità di alcuni sistemi produttivi delle regioni per capire effettivamente come si muovono quei sistemi produttivi, dopo i distretti ve li presenterà Dario, in questa serve qui abbiamo analizzato il distretto della meccatronica di Reggio Emilia, abbiamo fatto quello delle piastrelle sempre dell'Emilia Romagna Dario aiutami, quello della, del Prosecco di Valdobbiadene, esatto quindi è molto interessante anche la famosa logistica di distretto perché alla fine poi gli addensamenti produttivi si hanno nei distretti nelle vocazioni industriali di queste tre regioni sono loro che generano esigenza logistica Mm. E anche là vedrete che le sfaccettature sono tante e variano distretto per distretto, però abbiamo cambiato un po' approccio. Perché, mentre gli altri anni la scelta che avevamo fatto io e Alfredo era di andare a gamba tesa sui risultati della survey, voglio un attimo prima mm, utilizzare qualche slide per contestualizzare tutto quello che sta succedendo, cioè farvi capire che le imprese che hanno risposto hanno risposto con questo contesto qui. Cioè in un contesto dove i container continuano a crescere, vedete i container dal 2005 hanno avuto un'inarrestabile crescita, questi sono uh, i principali 25 porti del Mediterraneo, come sono cresciuti in questo periodo, in questo lungo periodo, no? E come si sta approcciando l'Italia. L'Italia in questo settore è sempre stato croce e delizia, nel senso che noi abbiamo sempre, quando spesso mi trovo a parlare con i presidenti dei porti oppure con le associazioni di categoria eh, dicono sempre che questo è un settore su cui l'Italia in questo momento non riesce a esprimere tutta la sua potenzialità mm? molti porti hanno progetti di realizzazione di nuovi terminal Presidente dei Guerrieri va a darsene Europa io, Napoli va a darsene la di Levante Alfredo, potenziamento del terminal di La Spezia e, e quanti ne possiamo elencare, quindi Vogliamo mettere giù capacità, non riusciamo a farle in tempi brevi, ovviamente, quindi questo ci, 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 non, non voglio usare un termine troppo pesante come condanna sul mercato, questo ci fa evidentemente rallentare sul mercato, perché pensiamo alla darsena di Levante, per esempio, è un progetto vecchissimo che non riusciamo a realizzare per varie cause concatenanti, quindi ci, ci mettiamo tempo e questo non ci fa adeguare subito alle esigenze del mercato, però i dati parlano, vedete, questi sono i, i, i contagi che facciamo noi, che vanno dai 10,8 milioni di euro del 2019 agli 11,8, addirittura neanche la pandemia ha, ha scosso questo settore, segno anche di resilienza secondo me, segno anche che gli operatori oramai hanno acquisito questo zoccolo duro di mercato e stanno a lavorare su quello zoccolo lì, si parla sempre del fatto che parti dei nostri contani vanno nel nord Europa, questo magari dovremmo verificarlo, eh, ma soprattutto è un settore, questa slide l'ha fatta vedere il direttore di Andresi, io la ripeto, Cresce anche, crescerà a livello mediterraneo al 2026, crescerà a livello mondiale. Stresso molto il fatto che in rosso, in arancione, abbiamo messo le aree che fanno parte del Mediterraneo, però attenzione a qual è quella che cresce di più. Il Nord Africa, quella che crescerà di più, il Nord Africa, un'area a cui noi abbiamo sempre guardato poco. Abbiamo sempre guardato le lunghe rotte, la Cina, il Middle East ma il Nord Africa è quello che in prospettiva, secondo le stime autorevolissime, crescerà di più. Fenomeni in corso, quindi vedete, vedete questo settore che, che è oggetto della survey, come è complesso. Questi fenomeni voi li conoscete, evidentemente la survey però poi riesce a darvi un senso della dimensione, perché tutti a Frey lo conosciamo, l'ex però stamattina quando io sentivo i relatori parlare, dicevano l'Italia fa molto ex works, è molto, però... Quantifichiamolo. Noi facciamo poco intermodale, poco quanto. E questo deve dare una mano a uno studio, no? a capire qual è l'intensità del fenomeno, anche se conosciuto. L'integrazione verticale che ovviamente subirà, adesso è uno dei argomenti più discussi, no? che succede quando si, si scioglieranno le due grandi compagnie no? che adesso stanno facendo politiche di integrazione verticale molto spinte. Che succede quando si scioglierà anche l'altra? Un po' più in là, ad aprile 2027, si sciolgono anche CMA, CGM, Cosco ed Evergreen. Quindi adesso inizia un processo in cui queste grandi compagnie potranno o meno rinnovare le alleanze che hanno strutturato. Questi sono i porti nostri più uh, blasonati, che fanno container, quindi ognuno con una, var con una componente variabile in gateway o in transhipment, però sono i porti che evidentemente sono più... Avezzi a quelle che sono le rotte lunghe, mh? le rotte verso la Cina, le rotte verso il Middle East, eh, anche se adesso anche eh, Napoli, un bel devo fare, il piccolo stacchetto. sta che ha, ha messo la rotta verso <ride> il servizio diretto verso la Cina, però insomma storicamente sono questi i porti italiani che fanno più, fanno più container e soprattutto quando parliamo di container non dobbiamo perdere di vista l'andamento dell'import-export via mare italiano. Attenzione perché... Ha avuto un andamento abbastanza ondivago, anche qua c'è uno zoccolo duro, però tendo a, far, a soffermare l'attenzione su questo dato perché questo non è l'import-export totale, è il manifatturiero via mare proprio quello che muovono le imprese della Harvey. Quindi, abbiamo fatto il giochino di togliere dall'import-export la componente energetica che non è quella che va nel container, evidentemente e soprattutto. Lo diceva stamattina il presidente Mattioli, è un, altro, è, un settore, è un settore che sta attraversando un altro turbine, che è quello della sostenibilità, che è quello imposto dal PNRR perché le, le, le famose green ship oramai sono a pieno titolo negli order book: mm? navi a GNL, navi a metanolo, ammoni a redi, dual fuel, e chi più ne ha più ne mette. Quindi, anche questo sarà un fattore di compatibilità della portualità, mm? se un porto sarà o meno in grado. Di offrire a queste navi il bunkeraggio. Vedete che addirittura gli ultimi dati dicono che ci sono nel mondo 158 porti che già sono attivi per il bunkering a GNL. Nel totale dell'order book, il 40% di navi mh, che sono negli ordinativi vanno con combustibili alternativi. Quindi è una realtà alla quale ci dovremo arrendere, Alfredo. Io ti darei la parola per uh, uh, diciamo la parte tua che come vuol periscere ci sentiamo un po' a freddo sulle tematiche più si sì, freccia a destra guarda che bella foto che abbiamo messo eh, eh. allora innanzitutto grazie a tutti ringrazio anche chi è collegato dal remoto ringrazio Umberto Masucci che ha accettato di farci compagnia e ha fatto una bellissima introduzione eh, alzando un tema molto delicato, importante per chi come noi Conscip gestisce terminal, di fatto l'incremento dei costi è ormai galoppante e eh, l'aiuto in, in questo senso da parte del governo non è tanto sul frenare questa, questo incremento galoppante ma proprio aiutarlo a dare una frustata a questo cavallo per correre di più. quindi un po di... Grazie, Umberto, per avermi dato questa possibilità di rimarcare quello che noi terminalisti a 360 gradi stiamo vivendo. Ringrazio ovviamente Betti Schiavone e Luca Becce per essere intervenuti, che ci faranno compagnia nella parte di, nella conclusione dell'intervento, proprio per, per avere un loro autorevole punto di vista come risultati ovviamente della survey e mi, ag e mi aggancio a quello che diceva eh, Alessandro, prima, Alessandro Panaro prima. È cinque anni che Conship insieme ad SRM fa questo tipo di studio, questo tipo di studio che non è altro che una raccolta di informazioni, così come ha detto benissimo Alessandro, di 400 imprese manufatturiere nelle tre regioni che poi producono più del 40% del PIL italiano ma risulta essere un documento completamente indipendente. È lasciato al lettore l'interpretazione. Non non il documento non vuole trovare una, una, una verità assoluta. È un'interpretazione. Ognuno di noi le interpreta come meglio crede ma sicuramente sono informazioni che a tutti noi risultano utili, ognuno per le proprie valutazioni, non solo a Conship, quindi un documento con tanto sforzo da cinque anni dove praticamente si è creato ormai un database di dati ormai importante su cui attingere e fare delle analisi. Quindi invito veramente a leggerlo con un'ottica fresh eyes, come leggere un documento che è messo a disposizione di tutto il cluster senza egoismi particolari, ma è un documento che può aiutare leggendo i dati al suo interno utile per trovare delle soluzioni o delle chiavi di lettura che può aiutare anche nel piccolo a trovare delle soluzioni piuttosto che delle opportunità. Mi... Come diceva Alessandro prima, il documento è diviso in più parti. Una delle quali sono i punti caldi. I punti caldi che storicamente vengono trattati sono la digitalizzazione, ora ci soffermeremo su qualche dato in più, la sostenibilità, l'exworks. Queste sono informazioni, punti di vista, domande. Che vengono raccolte da cinque anni a questa parte. I punti caldi sono stati completati ovviamente con la realtà che stiamo vivendo in questo momento. Il reshoring, che è una, una, un comportamento, lasciatemi dire, che è, è comparso o ricomparso nel periodo pandemico, e poi la guerra russa-ucraina, che purtroppo dal 24 febbraio. Oggi che giorno è? 22. 22. Da 24 di febbraio, purtroppo. Eh, segna la nostra vita del day by day ma non solo professionale. Andando nel dettaglio io mi soffermerò sulle, sui punti caldi storici diciamo così, quindi partendo dalla digitalizzazione. Questa la domanda fatta alle 400 imprese è stata estremamente semplice e hanno avuto la possibilità di rispondere con una sola preferenza. Quanto è importante la digitalizzazione per te? La domanda semplice. Ora, se andiamo a vedere chi ha risposto molto o moltissimo, ci fermiamo al 61%. Dico ci fermiamo perché c'è una, una fetta che ci porterebbe al 98%, che è quasi la totalità, che non dimostra, secondo la mia chiave di lettura, quel coraggio di accettare il presente. Perché la digitalizzazione, se ne parlavamo nel 1980, non nel 1990, stavamo descrivendo una situazione futuristica, ma nel 2023 non ce lo possiamo più permettere. La digitalizzazione è adesso, quindi il 37%, il 37 non sono ancora convinti. La digitalizzazione è uno strumento, un modus operandi, un qualcosa che si deve mettere in piedi. Si deve mettere in piedi se vuoi fare business perché se vuoi restare nella tua nicchia, nel tuo comfort zone, vai benissimo. Non è che non fai fatturato, però prima o poi qualcuno ti fa gocita. E quando qualcuno ti fa gocita, significa che accettiamo in maniera senza. Opporre alcuna resistenza alla verticalizzazione a, e a tutto quello che vogliamo mettere sul tavolo. Quindi quello che manca sulla digitalizzazione è ancora uno step di coraggio da parte delle imprese a sposare il presente. Faccio un esempio come Conship con Drive My Box. Drive My Box è una realtà nata non più di due anni fa, un anno e mezzo fa in cui tutta la piattaforma di track, di veicolazione del processo del trasporto del container viene fatto su piattaforma digitale. Oggi ancora Conship risulta essere, penso, l'unica ad avere una piattaforma che offre sul mercato. Sta ripagando, sta andando bene. Ringrazio a proposito... Eh, tutte le persone tra i MyBox e Collabro, compreso il direttore generale, che danno un grossissimo contributo. Concip ci crede, Concip fa parte di quelle società messe sull'estrema destra di questa slide. La seconda domanda che è stata posta è stata, ma qual è il motivo per investire sulla digitalizzazione? Lasciando le percentuali che poi potete leggere sulla slide, ma anche sulla... Sulla, sul documento mi soffermo sul 25% che vorrebbe ridurre di molto i costi di molto i costi e anche la digitalizzazione è anche una modalità di efficientamento ma è anche quindi di nuovo un coraggio ad affrontare quello che si sta ponendo avanti e poi, infine, quali sono le criticità? Le criticità per il 31% chiede un servizio con frizione per i propri clienti ed essere possibilità di ridurre i costi di trasporto, però anche qui mi soffermo, migliorare la trasparenza lungo il processo. Quindi, anche in questo caso, se siamo in una survey con 400 imprese che il 19% risponde a migliorare la trasparenza lungo il processo, significa che Altre imprese che non sono all'interno di questa, secondo la mia chiave di lettura, trovano un sistema digitale farraginoso, non sono abituati a utilizzare, quindi provano paura e quindi ritorna il concetto del coraggio. La sostenibilità. Anche questo, anche questo risulta essere, diciamo così, un cavallo di battaglia degli, dello studio che facciamo con SRM. Come vedete in questa slide dal 2019 al 2022 c'è una crescita esponenziale della sostenibilità, poi possiamo entrare nel dettaglio sostenibilità green, sostenibilità ambientale, poi entriamo nel, nella conversione energetica, poi entriamo nella crisi energetica, poi arriviamo a 500 euro a megawatt ora, poi, poi entriamo ma. La realtà dei fatti è che le aziende si rendono conto che l'essere sostenibile a livello di governance è un must. Se guardiamo la media degli ultimi 4 anni, ci fermiamo al 40%, quindi solamente negli ultimi anni si è avuto un'escalation. E vi invito a guardare quel 57%, il 57% di aziende nascono con questa con questa necessità hanno nel proprio DNA il concetto di sostenibilità. Cosa manca ad arrivare al 100%? Di nuovo un po' di coraggio, un po' di coraggio ad affrontare anche le crisi energetiche. Abbiamo messo su degli strumenti per combattere, diciamo così, l'escalation dei prezzi a livello, a livello governativo, dico va benissimo, quindi è un coraggio dimostrato, ma ci sono tante altre cose che potremmo fare e che siamo bloccati semplicemente per mancanza di coraggio dall'altra parte della slide, nella parte di destra trovate invece, quella era diciamo così l'offerta dalla parte di destra troviamo la domanda il cliente vuole che io venga fornito o rifornito da un'azienda sostenibile nel 2022 siamo. Siamo al 70%, con una proiezione all'87%, nel 2019 solamente il 18%. Quindi negli ultimi 4 anni da questo punto di vista si sta vivendo una trasformazione estremamente rapida, che se guardiamo anche da un punto di vista di digitalizzazione vanno di pari passo, vanno alla stessa velocità. Poi ci sono tutti i booster che ci aiutano, vedi PNRR, vedi tutti gli aiuti, ma comunque serve ancora da parte nostra un po' di coraggio in più. Infine arriviamo all'ex work. L'ex work io l'ho definito l'altro giorno quando parlavo con Alessandro, è come dare una pe un pezzo di portafoglio a un altro cioè prendo un pezzo di, di miei revenues e gliele consegno delle chiavi a un altro, ma questo altro, se fosse, faccio un passo indietro e guardo la survey, se fosse un altro italiano, guardando il sistema Italia, e allora dico comunque contribuisce all'incremento del PIL, mi sta bene, ma qua si tratta di dare le chiavi, la parte di, una, di un introito, di una revenues, di un fatturato, All'estero, perché è legato fondamentalmente al concetto di export. Quindi si consegna il portafoglio alla società che poi deve, deve ricevere la merce. Cioè è un, veramente un controsenso. Ma perché la domanda che mi sono posto stamattina in macchina e mi sono dato di nuovo una risposta: di nuovo è coraggio, manca coraggio a prendere per le corna il tema il 73% di, degli intervistati hanno una preferenza sola hanno dichiarato per mantenere basso il prezzo ma il cliente finale lo paga comunque quel prezzo che tu stai dando a un altro cioè, è veramente un controsenso è un paradigma che non può continuare se non c'è quel po' di coraggio per prendere in mano per, per spiegare a queste aziende che il modo in cui si sta operando stanno perdendo valore e se perdono valore piccole e medie imprese su cui si basa l'economia e la finanza del nostro territorio italiano è chiaro che stiamo consegnando le chiavi da, a un altro. Abbiamo avuto un picco nel 2020, immagino cosa sia successo nel 2020 col 79%, ma la media, ma il 2022 è una regressione verso, diciamo, chiamiamola normalità, ma se questa è la normalità, appunto, bisogna anche in questo caso premere l'acceleratore e avere il coraggio di prendere di assumersi un po' di rischio in più. E poi comunque chi riceve la merce comunque paga anziché fare due fatture ne faremmo una sola e per quanto riguarda la logistica in outsourcing molto brevemente il 77% esternalizza la logistica in export anche qui poi se andiamo all'interno di ogni regione il Veneto il 100%, il 100% dice non mi interessa io faccio poi quello che fanno fanno perdere questo pezzo di catena e perdere il controllo di tutto il processo. Non ci possiamo fermare nuovamente al, al cancello di casa, perché ritorneremo a quelle convinzioni che purtroppo ci attenagliano come, come caratteristiche degli italiani. E, lo fa un altro, non, non mi interessa, tanto lo fa un altro, tanto lo fa un altro e ci accorgiamo che poi alla fine il, 70, il 77%, che è una percentuale molto importante, dà anche qui una, una, un, un pezzo in outsourcing. Infine, infine la domanda, ma a chi viene affidata la, la logistica? il 58% agli spedizionieri, poi via via, arri arrivando eh, per l'intermodale all'8%, basso, effettivamente facciamo una fotografia 20 del 2022 in una finestra temporale che va da gennaio a settembre se non erro, è giusto? è chiaro che questo paga dazio per quanto riguarda l'incremento dei costi di energia. Poi si è calmierato a guarda casa, si è calmierato a quando noi abbiamo smesso di raccogliere i dati, perché poi serve fare fare, però sicuramente è un dato che fa riflettere. Facendo l'esploso del 58% degli spedizionieri, la Lombardia si posiziona al 42% con un Veneto e un Emilia Romagna che superano 1,64-1,72%. La Lombardia sì è 42% per quanto riguarda gli spedizionieri, ma è anche vero che è la regione che spicca di più nell'utilizzo degli autotrasportatori di fiducia e dell'azienda intermodale quindi si bilancia vedendo una fotografia così e facendo focus solamente sugli spedizionieri questi sono i dati che vengono fuori da, dalla surve ehm, penso di aver con no. ho concluso, vi ringrazio eh, ci vediamo l'anno prossimo, sicuramente saremo di nuovo qui insieme ad Alessandro a raccontarvi un'altra survey e un, un altro studio. Un'altra avventura. Grazie. Beh, come vedete questa survey ha avuto anche la capacità di far diventare Alfredo analista economico, però lui mi ha insegnato come sistemare i container sul piazzale, quindi diciamo che c'è stato uno scambio di esperienze su questa cosa. Mh, altre, mh, qualche altra slide giusto per far vedere l'impatto di guerra, diciamo, che è stata una delle novità della survey. Eh, allora C'è la sfaccettatura regionale, però il 57% delle aziende intervistate ha la guerra non mi ha causato nessun problema, ma il 42% ha detto sì, problemi nella catena di approvvigionamento. Quindi La guerra ha impattato il 42%, poi, poi giustamente dice Alfredo, uno la Farve la può leggere come vuole, è poco o è tanto. Ma noi leggiamo che su 400 aziende il 42% ha avuto problemi nella catena di approvvigionamento. E abbiamo anche chiesto in quale fase, vedete: in tutta, solo per l'import, solo per l'export. Questa è un'altra delle informazioni preziose che fornisce lo studio. No? Potete divertirvi, scusate il termine, a vedere qual è la regione di più o di meno che ha avuto problemi ed in quale, ed in quale fase. Uh, sconcertante è il fatto che uh, uh, quel 42, un altro 42% cioè, come numero, il 42% delle imprese che ha riscontrato problemi a causa della guerra ha risposto sono stato totalmente impreparato a far fronte a questo problema. Mm? Giustamente direi io perché... È una guerra, non è che le aziende si preparano in tutto e per tutto, forse Riccardo ha fatto che il giorno dopo ti cade una guerra in testa. Quindi, però ecco, anche qui possiamo leggere come invece una parte delle aziende si è trovata pronta ad affrontarla o la sta affrontando, cercando una copertura assicurativa, in cerca di una soluzione ci hanno risposto, sto vedendo che devo fare, passatemi il termine napoletano. Vrim, camma, camma fa, diversificando i prodotti, diversificando i mercati. Reshoring, ricordo che queste sono aziende che sono internazionalizzate. Allora il reshoring è un processo che, al di là di quello che è il dato, che è l'11% di queste aziende intende o sta pianificando di fare reshoring, ha una sua complessità, per due ordini di motivi, perché se l'azienda è andata fuori solo per delocalizzare e può anche pensare di ritornare. Se l'azienda è andata fuori perché fuori ha trovato un mercato, perché dovrebbe ritornare? Quindi ti risponde no, io sto bene là, vendo le mie merci a manetta, che torno? Mm? Quindi non solo, non solo, ma Riccardo Sogghigna, molte di quelle imprese che sono andate via sono in free zone e stanno fruendo di agevolazioni fiscali, agevolazioni doganali, che noi ancora facciamo fatica a far partire, Umberto ha richiamato le zesse, no? quindi se stanno lì a tassazione zero, anche in quel caso faccio fatica a dire rientro in un paese dove mi riapplicano il 50% di tassazione. Mm? Quindi è un processo che però è partito, l'11%, stamattina il direttore di Andres ha mostrato, la tridale, ma sarà lento, mm? sarà lento e sarà... Diciamo sì, contenuto entro certi limiti. In ultimo eh, facciamo anche vedere che questa survey genera un indice, un indice basato su questi parametri, chiediamo alle imprese se a questi parametri attribuiscono un coefficiente di importanza da 1 a 10 e quanto sono soddisfatte. Vedete? Costi, servizi, sostenibilità e infrastrutture. Questo è il livello di importanza e anche qua va monitorato bene nel tempo perché tu vuoi scoprire così... Qual è il fattore che man mano che passa il tempo diventa più importante per le imprese? Alfredo vi ha mostrato la crescita della sostenibilità e cresce la sostenibilità e soprattutto l'importanza di questi fattori, perché quei quattro macro fattori, costi, servizi, sostenibilità e infrastrutture si esplicitano in, sotto, in queste sottocategorie. Sulle infrastrutture pongo particolare attenzione perché, mh, mi permetto di richiamarlo, Antonello, è stato fatto un importante studio da Union Trasporti sulle infrastrutture che ha individuato quelle che sono le priorità regionali. Quindi, quello studio dà una forte mano a capire poi qual è l'esigenza anche logistica delle imprese che risiedono in quella regione e quali sono le infrastrutture dalle quali non si può più fare a meno e il livello di soddisfazione per quel fattore che ritengono importante, così da poter analizzare il gap. Cioè, chiediamo all'impresa, è importante? L'impresa risponde sì, è importante 8. Sei soddisfatto? Sono soddisfatto 6. C'è un gap di 2. E l'analisi del gap ci permette di fare altre considerazioni strategiche. Allora, eh, solo eh, Dario, che, mh, Dario è la persona che ci mette insieme a Marina, che è qua in prima fila, che eh, cura la comunicazione di questo. Volume ci mette il cuore, diciamo, a fare questa pubblicazione e voglio dargli soddisfazione per cui un piccolo focus di e abbiamo terminato. Grazie Ale, grazie Alfredo, grazie Umberto per avermi preceduto. Eh, grazie a Becce e a Schiavoni che mi seguiranno. Allora, io sono il dataman di questa pubblicazione. Eh, il mio compito adesso è di uh, presentarvi i dati relativi uh, a, quelli, a quello che poi è stato il motivo per cui è nata la pubblicazione. Uh, quando Conship uh, ci chiamò cinque anni fa, ci chiese, uh, secondo voi è possibile uh, interpellare le imprese manifatturiere e fare una survey e cercare di capire quali sono i corridoi logistici che le imprese seguono in import e in export? Devo dire che nel corso di cinque anni, eh, grazie a dei miglioramenti da un punto di vista contenutistico e grafico, siamo riusciti a dare una rappresentazione grafica piuttosto chiara di questi corridoi, grazie anche al contributo uh, del nostro editing team, in particolare della dottoressa Ripoli qui in platea. Uh, quindi uh, abbiamo creato queste infografiche che tra poco vedremo, eh, ma prima lasciatemi spiegare come... Uh, abbiamo affrontato la tematica dei corridoi logistici. Eh, abbiamo diviso i corridoi in tre parti. Una parte in cui analizziamo la tratta tra uh, l'azienda e il porto, poi ci sta un'altra parte in cui cerchiamo di capire quali sono i porti, principi, i porti italiani principalmente utilizzati dalle imprese e poi un'altra parte in cui cerchiamo di capire quali sono i mercati. E questo l'abbiamo fatto in import e in export. Il risultato appunto sono queste infografiche. Qua abbiamo due infografiche, una relativa all'export e una relativa all'import che fanno riferimento al totale area, quindi Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Però nella pubblicazione poi trovate le singole infografiche per le singole regioni. Quindi vediamo questa infografica che cosa ci dice. Uh, allora, per quanto riguarda la tratta azienda-porto l'87% delle imprese sceglie strada, il 13% sceglie l'intermodale. Se non mi sbaglio poi c'è una sezione dopo che parla proprio di come incentivare le imprese a fare intermodale. Poi eh, per quanto riguarda la seconda parte eh, le imprese avevano a disposizione due preferenze. Eh, il 78% delle imprese eh, ha selezionato come tra i principali due porti di riferimento Gen Genova, eh, Venezia 26%, la Spezia 16%, questi sono i porti più utilizzati dalle imprese. Per quanto riguarda i mercati abbiamo l'Europa al 40%, l'Asia eh, al 37% e l'America del Nord al 32%, poi vediamo che evidenziate in eh, ble, diciamo il... Principale ma non l'unico corridoio logistico, questo in export. Qua abbiamo il corridoio in import. Ovviamente, qua si parte dal mercato di origine, per cui abbiamo che il 66% delle imprese ha selezionato un mercato asiatico. Poi, eh, per quanto riguarda i porti italiani di riferimento, abbiamo il 74% per Genova, seguono la Venne e la Spezia. E infine, per quanto riguarda invece la tratta porto-azienda. Abbiamo eh, strada 84%, intermodale 16%. E questo è quanto riguarda eh, i corridoi logistici. Passiamo quindi alla parte relativa a che stati. Come diceva Alessandro, eh, da quattro anni eh, noi, oltre alla survey generale, facciamo una sorta di mini survey in cui intervistiamo le imprese localizzate in un determinato distretto. Quest'anno abbiamo affrontato il distretto della Meccatronica di Reggio Emilia. Uh, questi sono i distretti analizzati nei quattro anni, Prosecco di conegliano valdobbiadene Ceramiche di Modena e Reggio Emilia, Metallurgico di Brescia e Meccatronica di Reggio Emilia. Sono tutti distretti fortemente internazionalizzati. Come li selezioniamo? Prendiamo la uh, pubblicazione Monitor Distretti di Intesa San Paolo, vediamo quali sono i distretti più performanti da un punto di vista internazionale, poi facciamo qualche focus group e ci selezioniamo uh, il distretto che può essere più di interesse per quel determinato anno. E quindi analizziamo i dati uh, del distretto della meccatronica di Reggio Emilia confrontandoli uh, con i dati relativi agli altri distretti. Partiamo con due hot topic, uh, la sostenibilità e la digitalizzazione. Per quanto riguarda la sostenibilità vediamo che il 93% delle aziende della meccatronica Inserisce, include la sostenibilità all'interno della propria governance, quindi considera la sostenibilità un fattore strategico, percentuali molto più basse sono emerse per gli altri distretti, però questo, comunque, di questo ne discutevo l'altra volta con Alfredo, molto probabile ha inciso anche il fatto che eh, queste servizi sono state fatte negli anni trascorsi, negli anni passati, per cui siccome la sostenibilità è un fenomeno in aumento, è probabile che queste siano aumentate negli ultimi, nel corso degli ultimi anni. Eh, lo stesso per la digitalizzazione, abbiamo che per la meccatronica le imprese danno un punteggio di 4 su 5 ah, di importanza alla digitalizzazione, punteggi leggermente più bassi, comunque buoni, per gli altri distretti. Queste sono tra l'altro due tematiche su cui l'Europa sta puntando parecchio, sta puntando molto. Eh, il motivo qual è? Il motivo lo sapete qual è il motivo? Il motivo è che l'Europa vuole crearsi un vantaggio competitivo, un vantaggio competitivo basato sulla tecnologia, su tecnologia nuova che uh, punta a queste due tematiche, a questi due topic. E pensate per esempio se per, creiamo quella tecnologia adatta che uh, l'economia uh, circolare possa diventare fattibile e business friendly, uh, paesi come l'India e Cina potrebbero essere affamati di questo tipo di tecnologia e questo è tutto a vantaggio delle nostre imprese. Per quanto riguarda i corridoi, uh, i uh, Abbiamo affrontato solo. Uh, per uh, semplificare, abbiamo affrontato solo i corridoi in export. E, uh, per quanto riguarda l'intermodale, abbiamo presentato solo i distretti che fanno più intermodale. Per quanto riguarda i porti, per ciascun distretto abbiamo selezionato uh, i tre porti più uh, utilizzati dalle imprese, vado direttamente alla slide successiva. Per indicarvi che per quanto riguarda la meccatronica abbiamo che il 93% delle imprese sceglie Genova, il 57% Livorno e il 29% Ravenna. Mercati via mare, oltre oceano, prevalgono gli Stati Uniti nella maggior parte dei distretti tranne che per... Sulla base della destinazione del, del, della merce, sì. immagino. Certo, eh sì, sì, sì. okay. No, perché questo spiega anche una dinamica di distribuzione di competenza territoriale dei porti, che è un fattore importante. Certo. Eh. E quindi diciamo che gli Stati Uniti prevalgono uh, come mercato, principale mercato di riferimento. E quindi il concetto è rotta e lunga, come vedete. Stati Uniti, Stati Uniti, Cina, Stati Uniti. Stati Cina, Stati Uniti. E quindi hanno, hanno, ricavano il mercato là. Sopra... Soprattutto, il mercato, il, mercato soprattutto di, il mercato... Non è di, non è di localizzazione di costo, probabilmente intendo. Perché la domanda mm. non la facciamo, ma è, è interpretabile. Prosecco, soprattutto vendiamo molto vino negli Stati Uniti. Eh, questa è la mia ultima slide. Uh, gestione logistica: 100% delle imprese della Meccatronica da in sourcing 100% delle imprese della Meccatronica fa Exworks, percentuali altrettanto elevate per gli altri distretti. Con questo ho chiuso la mia presentazione, ringrazio per uh, tutti per l'attenzione, ripasso la parola ad Alessandro. Grazie. Alessandro vi darà una dimostrazione semaforica. De... Slide, non... Tutto, sì. Aspetta, non, non mi funziona più il telecomando. Non funziona più il telecomando, allora vabbè, fermiamoci. Prendiamo allora, la, la... Sì, sì, sì. la slide sì. eh, Ecco, aspetta. Eccola ecco qua. qua. No, è giusto per far vedere che l'ultima slide poi alla fine è il famoso e quindi. Cioè, la slide, la, la, la survey finisce anche con scegliere alcuni driver che sono stati analizzati e mettere dei semafori per dire attenzione oppure stiamo andando bene lì oppure attenzione perché stiamo sollevando un problema che forse è sopravvalutato e sottovalutato come il reshoring. Però io direi che mh, grazie a tutti per averci ascoltato, noi rendiamo disponibile gratuitamente la survey sul sito di SRM. Scaricabile. A so Comando Alfredo, dall'anno prossimo si paga. <ride> è importante magari che vi scaricate tutta la serie perché così vedete anche le differenze tra, tra un numero e l'altro. Quindi il report è scaricabile. E ci vediamo l'anno prossimo sempre qui. E io direi che adesso mi interessa sapere il Presidente Becce cosa ne dice, cosa ne pensa, dopo che l'abbiamo massacrato di dati e informazioni. Vediamo un po' che cosa ci racconta, Presidente. Sì, sì. Anche se vuole rimanere anche là, come preferisce. So, ma mi eh, metto vicino così se <ride> c'è qualcosa di sbagliato, eh, no. no eh, devo dire che non, non mi sorprendono questi dati rispetto a quella che è un po' la conoscenza che deriva dall'operare all'interno della realtà. Non mi sorprendono, e eh, in qualche modo mi allarmano, perché comunque in qualche modo credo che soprattutto alcuni di questi dati non tutti eh, segnalano, diciamo così, alcune emergenze e alcune situazioni, diciamo, critiche eh, proprio dal punto di vista strategico che abbiamo come sistema produttivo del paese. Il primo fattore che mi sembra oggettivamente eh, preoccupante è che mi pare che dopo aver eh, per molti, per molti mesi, non voglio dire per molti anni, perché in questo paese per molti anni non si discute sufficientemente di niente. Cioè abbiamo i grandi temi, su, su un grande fuoco di fila, poi ci dimentichiamo e non lo coltiviamo più. Ma ad esempio il tema diciamo, della filosofia dell'industria 4.0 e quindi l'acquisizione diciamo, teorica che la logistica è diventata un fattore della produzione mi pare sia stato totalmente disatteso. Ora, a parte il 100% della meccatronica che fa un certo effetto, in generale eh, vedo che il nostro sistema produttivo, e questo lo vediamo, lo sappiamo, anche perché la logistica italiana è ormai fortissimamente in mano straniera, questo è un fattore e eh, causa e conseguenza al tempo stesso perché è chiaro che c'è un elemento di causa, un elemento di conseguenza che agiscono contemporaneamente per provocare questo spostamento della proprietà, dell'attività logistica in mani straniere, però oggettivamente c'è sempre, continua a esserci, addirittura in alcuni casi mi pare si sia radicalizzata una tendenza diciamo così, a disinteressarsi delle modalità del consegno, della consegna o di ricezione del prodotto. Senza capire che questo è diventato in molti casi un fattore che davvero ha definito i destini e, e, e i successi e gli insuccessi di una, parte, di una parte di prodotto. Dispiace perché questo poi ha una conseguenza nella filiera anche diciamo, della rappresentanza economica di questo Paese. Così introduco un tema non polemico, ma un tema eh, sul quale eh, facciamo tutti molta fatica. Eh, su questo io devo dire che facciamo molta fatica per esempio a discutere con la principale associazione degli imprenditori italiani e credo che in questi numeri ci sia una buona spiegazione del perché le aziende della logistica fanno fatica a discutere con Confindustria e fanno fatica a far capire a Confindustria che le loro battaglie sono anche le battaglie del sistema produttivo. Questo è un tema sul quale davvero... Bisognerebbe uscire dalla logica degli slogan che troppo spesso è diciamo, quella dominante in questa fase storica per entrare di più dentro le questioni, capirle, scomporle, analizzarle e trovare delle soluzioni di sistema anche in termini, anche in termini di, di prospettiva. Un secondo elemento che mi pare molto coerente a questo atteggiamento di separazione tra manifattura e logistica sono le continue percentuali allarmanti di sbilancio tra le mod nelle modalità di trasporto del prodotto dai porti e verso i porti. Cioè che noi abbiamo un sistema logistico che si basa all'87%, all'84%, cito a memoria, 87% sull'export e 84% sull'import, sulla gomma, non è un fatto virtuoso, è un fatto, è un problema. Se noi usiamo solo il 13% di intermodalità è un problema è un problema è chiaro io ho, mi sono permesso e chiedo ancora scusa di interrompere perché temo che non sia una scelta ma temo che sia una necessità perché purtroppo chi volesse praticare una percentuale diversa, un dosaggio diverso delle proprie diciamo scelte di, 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 di logistica di vettore per il trasporto Avrebbe delle difficoltà, su questo bisogna riconoscere che il gruppo Conship Italia, che ringrazio davvero molto per l'invito che mi è stato rivolto nel venire a questo convegno, davvero, grazie Alfredo e grazie a tutti per questa opportunità, è avanti, è sicuramente l'azienda che storicamente dall'inizio ha puntato in modo deciso, voglio dire, sul, sull'intermodalità e infatti mi pare che sia l'unica in questo momento, in questa fase della vita del nostro Paese, che riesce, io non so da quali siano gli ultimi dati, ma se non ricordo male siete arrivati al 35% di intermodalità rispetto alle scelte, alle scelte logistiche di connessione del terminal di contenitori di La Spezia. Sono 33, 33. Mi, sono mi sono sbagliato di poco. Ma questo purtroppo non è un patrimonio generalizzato. Ecco, io vorrei... Dire che se non so se è l'unico intervento o... No, 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 no perché... Forse questa questione dell'intermodale ha avuto un calo eh, ancora più marcato per la questione della bolletta energetica. Io ho letto anche quelle dichiarazioni che ha fatto la wind non so se ha visto l'Unione delle Ferrovie Europee, gli operatori ferroviari europei hanno detto che la bolletta energetica ha inciso, è stata, un, mi il termine, una, una botta tremenda per l'utilizzo. Del, del combinato ferroviario, no? quindi c'è stato anche un ulteriore. o non ha inciso più di tanto? Secondo lei? No, ha inciso. È un fenomeno strutturale? Io credo che sia un fenomeno strutturale. Io la vivo più come, come una, una situazione dove oggettivamente, per una serie di ragioni anche storiche, anche del ritardo del sistema ferroviario, perché ricordiamo tutti che c'è stata una lunga fase di tempo in cui il sistema delle ferrovie dello Stato non ha favorito il trasporto merci. Lo ha addirittura osteggiato quando ci sono stati i primi fenomeni di privatizzazione delle società, delle società ferroviarie. Questi sono i risultati: la difficoltà nell'avere nella le tracce. Io, sono stato per cinque anni amministratore del terminal di Livorno: noi siamo stati il primo terminal italiano collegato direttamente con la rete, senza shouting, senza rottura di carico con, con la manovra. Ma il sistema complessivo dei collegamenti ferroviari dei porti italiani ancora ha diciamo il sistema della manovra, quindi comunque una rettura di carico tra la rete e il collegamento diretto col terminal. Sono tutti fattori sui quali, e questo era il punto sul quale mi volevo permettere di rubarvi ancora due minuti, io sono molto preoccupato anche relativamente alla discussione che si sta avendo in questo Paese. Io eh, sono preoccupato del tipo di discussione che si sta facendo sulla cosiddetta autonomia differenziata, lo dico con grande serenità. Eh, ancora stamattina mi sono dovuto sorbire una lunga filippica, una lunga dichiarazione del, del governatore, del presidente della regione nella quale vivo, della regione Liguria, che rivendica la funzione delle regioni eh, sul suo sistema portuale. Eh, io non, eh, la cosa che mi turba, che mi turba profondamente come cittadino, non come presidente dell'associazione, è che in questo Paese ormai si discute. Per slogan, e non c'è più nessuna voglia di entrare dentro le questioni, di scomporle, di capire la complessità e di dare alla complessità risposte coerenti. È una stupidaggine parlare di porti degli enti locali o dello Stato, è una stupidaggine che fa a pugni con la realtà. I porti agiscono su demanio portuale nazionale. La gestione di, del demanio portuale nazionale è dello Stato, non può essere del Comune o della Regione nella quale il porto, il porto insiste. Mi riferisco alla destinazione delle concessioni, agli piani, tra, alle zonizzazioni dei singoli porti dove vengono scelti i mix di, di, di mercenologie che devono insistere sulle concessioni. Questo è un primo punto imprescindibile. Le infrastrutture di collegamento dei porti con i propri mercati, perché secondo concetto sul quale nessuno può dire non è vero, i porti servono aree geografiche che non coincidono né con i comuni né con le regioni. Sono servizi di carattere generale. L'avete visto dai numeri: il porto di Genova, il porto di La Spezia, il porto di Venezia, il porto di Trieste, lavora con l'estero, tra virgolette. Non compare, i suoi numeri sono importanti, ma perché lavora eh, fondamentalmente con la direttrice nord-est, nord quindi fuori, fuori dall'Italia, il porto di Napoli e potrei andare avanti. Servono aree geografiche nazionali o addirittura internazionali. Un porto Core è un porto collegato alla rete Tenti europea. Come può essere governata da una regione o da un comune? Quindi è chiaro che c'è un tema di semplificazione. La riforma del titolo V del 2001 fu una sceleratezza da questo punto di vista. Si tratta quindi di scomporre le materie e di decidere cosa è di competenza dello Stato cosa è di competenza combinata non concorrente coordinata tra Stato, regione e comune sede di portualità e costruire una governance che sia collegata ai processi e smetterla di fare propaganda su questo tema. Sì, l'ultima parola no, te, spetta ehm... al mondo delle imprese di spedizioni. Esatto, gli spedizionieri che poi a ah, freddo, la certo. che svolgono un ruolo fondamentale nel processo perché quasi tutte certo. le 400 imprese che abbiamo intervistato hanno Ut... uno spedizioniere di riferimento e certo. che gli cura tutti questi aspetti. Per cui il tuo parere allora io porto sicuramente il mio parere personale, che sicuramente dopo tanti anni che partecipo a tanti tavoli e sento tutti, ma porto principalmente quello che Alsea intende per, eh, per parlare di tutti questi temi che abbiamo affrontato oggi e che ti voglio ringraziare per avermi invitato, così come veramente posso dire di essere rimasta molto colpita da tutti gli interventi che sono stati fatti perché sono stati veramente lungimiranti. Ma ci mettono davanti, mh, prima di passare, voglio dire, ai temi della digitalizzazione, come le nostre imprese associate si stanno muovendo. Allora, innanzitutto io credo che dobbiamo tenere conto che siamo comunque esseri umani. Abbiamo subito degli shock, cioè la pandemia, la guerra. Cioè, ora, tutto questo non si può pensare che... Noi dobbiamo ancora metabolizzare quello che stiamo vivendo e stiamo vivendo sotto una lente di ingrandimento con delle scadenze che secondo me ci mettono ansia. In un momento dove le materie prime costano di più, eh, dobbiamo, non abbiamo i profili giusti per portare avanti certe iniziative. Eh, ci manca il personale, ci manca il personale dappertutto. Eh, e quindi voglio dire, eh, noi dobbiamo fare un reset di quello che abbiamo fatto fino a ieri e che dobbiamo trasformare in pochissimo tempo. Quindi, quando si parla di paura e di coraggio. Certo, allora, iniziamo dalla digitalizzazione. Le nostre imprese sulla digitalizzazione trovi una porta aperta perché non, non più tardi di due anni fa Fede Spedi è riuscita anche a portare a casa il contributo di un bando proprio sulla digitalizzazione di 300 milioni. E quindi voglio dire, noi ci siamo perché noi in primis riconosciamo l'importanza di digitalizzare, ma ancora oggi cosa è che ci manca? La piattaforma logistica nazionale. Cioè noi sappiamo cosa ci manca, ma io ti dico solo il sudoco, per portarlo a casa ci abbiamo impiegato quasi dieci anni. Allora, eh, qui noi dobbiamo tenere conto ah, di un cambiamento, di una rivoluzione culturale che deve avvenire in tutti noi, in tutti noi imprenditori, perché non è che questa cosa, eh, questo grande progetto lo può fare solo lo Stato o la politica o il Comune. Cioè siamo tutti noi che dobbiamo essere coinvolti in un, proprio in un cambiamento di testa, nel modo di lavorare, nel modo di approcciare. Quindi io, quello che personalmente penso, ma credo che molti mi possano dare ragione, è che noi abbiamo bisogno di metabolizzare questo cambiamento. Ed è questo di cui non si tiene conto spesso. Poi davanti al resto... Sostenibilità, la sostenibilità sia sì, ambientale ma deve essere sociale e deve essere economica, perché quando tu si parla che le aziende rimangono indietro, allora innanzitutto in Italia noi dobbiamo salvaguardare assolutamente le nostre piccole e medie imprese, perché le piccole e medie imprese sono quelle che riescono a prodare quelle nicchie di prodotti esportate in tutto il mondo in quanto il made in Italy è un win win. È un prodotto vincente, ovunque tu lo porti, quindi noi non possiamo non tutelare loro. Purtroppo da parte loro non sempre hanno il tempo per studiare, progettare, mettere a disposizione il personale. Quindi voglio dire, vanno supportate sotto questo aspetto, quindi e più i costi. Che devono sostenere per fare certi investimenti. Perché se noi pensiamo oggi a una sostenibilità ambientale, lo vedete voi con le navi, voglio dire quanto costa cambiare una nave? Ma in quanto tempo verranno cambiate tutte le flotte? Perché sai, è bello dire: eh, abbiamo la nave al metanolo, abbiamo la nave insomma in tutti i tipi di eh, ne fai due e tutte le altre. Cioè io credo che cioè, dobbiamo. Eh, guardare un po' meglio la realtà cioè tutto è possibile ma queste date che ci vengono date che secondo me tutti stiamo vivendo con ansia non ci portano a fare dei ragionamenti logici cioè per ragionare su queste cose bisogna fare delle riflessioni molto approfondite perché poi in un momento di un'incertezza bestiale cioè se io oggi devo andare a comprare un camion ecco parliamone su cosa Cosa vado a immaginare? L'LNG? Abbiamo capito che arriva una crisi e mi mette in crisi. Elettrico? Costa 450 mila euro un trattore, full electric. Me lo paghi tu? Cioè, perché poi quello che emerge da quello che voi avete fatto vedere è che tutti pensano che con la digitalizzazione, con la sostenibilità i costi del trasporto vanno a diminuire. No, non ci siamo capiti. Non è proprio così. Quindi eh, io dico, ragioniamoci bene, perché la paura è: la paura perché quando tu non sai le cose e non sai a cosa vai incontro, tutti noi abbiamo paura dell'ignoto, e l'altra paura è di dover andare a fare degli investimenti che poi magari non ti ritornano, vuoi perché costano troppo le materie prime in questo momento, meglio non avvicinarsi, vuoi perché eh, magari fai l'investimento sbagliato e oggi fare un investimento sbagliato, cioè non è che lo recuperi, perché i profitti nel mondo del trasporto non è, cioè, a parte certi momenti che si può guadagnare tanto, però sì, un anno guadagni tanto, l'anno dopo magari vai a break even point. Quindi io credo che vanno fatte delle riflessioni Proprio cioè, i nostri imprenditori e noi in associazione rappresentiamo le piccole, le medie, le grandi e le multinazionali. E ti posso dire: c'è differenza tra le multinazionali e le nostre imprese. Loro hanno. L'opportunità eh, hanno un organigramma che gli consente di fare studi, di fare progetti, di affidarsi a terzi, ma le nostre piccole e medie imprese non ce l'hanno questa forza e noi non possiamo non tutelarle perché sono la nostra struttura. E così come voglio dire, quando si parla di digitalizzazione, se poi mancano le infrastrutture digitali vai nel paesino di montagna e non arriva ancora internet, ma e anche qui di cosa parliamo? Quindi è un mondo che vuole correre, correre, darci delle tempistiche, ma delle tempistiche che io non vedo così facilmente raggiungibili, tenuto conto che quello che Alsea dice da anni e dice sempre, va benissimo il PNRR, i soldi piacciono a tutti, ma noi abbiamo bisogno delle riforme. Se non facciamo le riforme, quei soldi lì non ci arriveranno mai, ci dovremmo rinunciare. Quindi eh, io credo che in tutta questa fretta di voler fare le cose, di metterci quest'ansia, forse stiamo anche sbagliando. In quanto, voglio dire, mi auguro che Salvini, così come ci ha promesso, ci riceverà, quindi ci presenteremo tutti davanti alla sua porta per far presente quali sono quelle progettualità da portare avanti che noi, come Confetra, che è la nostra, la nostra mamma, eh, costantemente ogni anno presenta al governo ma. Non abbiamo avuto eh, tanto ascolto e, e, e parliamo da anni. cioè I valichi alpini, cioè, siamo in un'Europa unita e poi l'Astra non ci fa passare. Cioè, sappiamo bene quanto ci costa quei camion attraversare le Alpi. E poi, insisto, sono d'accordo con quanto detto prima. L'intermodale ne abbiamo bisogno. Bene, l'Erorò va benissimo, ma noi siamo invasi, fate la, la Trieste-Torino e voi vedete quanti sono i cammini italiani rispetto a quelli esteri. E ci facciamo un'idea. Cioè noi cerchiamo di salvaguardare il nostro paese, ma facciamo entrare tutti e poi noi non ci fanno entrare da qualche parte. Cioè, quindi io credo che ci siano delle politiche da portare avanti delle istanze molto chiare, il mondo degli spedizionieri sulla digitalizzazione assolutamente eh, è, è concorde, Datemi, dateci la piattaforma logistica nazionale, ne abbiamo bisogno, create delle infrastrutture digitali e va tutto bene. E eh, sul discorso eh, della sostenibilità abbiamo detto che bisogna avere anche un cambiamento di cultura. Tutti noi possiamo fare qualcosa per mantenere questo mondo su sostenibile, non solo le aziende. E su Let's Work, eh, questo è un tema che il nostro settore continua a dibattere ovunque, in ogni sede, dalle Camere di Commercio. Però quello che si capisce è che semplicemente le aziende non vogliono assumersi delle responsabilità. È meglio che il problema ce l'hai tu perché se ho il problema poi me lo risolvi anche. Quindi principalmente è questo. Sicuramente la nostra è una, è una materia complessa. Solo chi, chi lavora dentro il nostro settore capisce quanto è complesso il nostro lavoro. Quindi le aziende non hanno voglia non hanno quel coraggio di spendere, investire in personale profilato per fare questo lavoro e quindi affida a terzi, perché è più facile terziarizzare e dare agli altri quello che non vuoi fare tu, perché ti togli i problemi, non ti devi preoccupare anche di quello. Quindi su Let's Works riuscissimo a portarlo avanti, certo che come aver regalato il nostro portafoglio, e quindi il nostro settore dice è aperto al cambiamento, pur tenendo conto del contesto in cui siamo e del momento che stiamo vivendo, che comunque eh, ci porta. I giovani, io eh, abbiamo avuto proprio poco giorni, pochi giorni fa un, un evento con i giovani, i giovani sono molto sulla parte sostenibile, sicuramente sulla digitalizzazione. Ma bisogna saperli ascoltare. Mentre invece sul reshoring, che Alsea voglio dire, ha fatto anche questo studio col Politecnico di Milano che l'abbiamo presentato l'anno scorso, io credo che sia sicuramente un tema, dettato principalmente la pandemia ci ha impaurito tantissimo, Quindi questo facendoci notare che ci mancavano prodotti che erano necessari per, per passare quel momento. Credo che però anche qui ci vogliono i tempi, perché noi le abbiamo interrogate alcune aziende, sono interessate, è un tema che sicuramente stanno affrontando, ma non è facile riuscire a fare in pochi anni quello che è stato fatto, costruito in 30 anni. Credo che eh, sicuramente ci saranno delle commodity che necessariamente dobbiamo avvicinare ai nostri paesi. Perché ne abbiamo bisogno? Abbiamo capito che non possiamo dipendere sempre tutto dagli altri e quindi credo che sia un tema che verrà costantemente dibattuto e portato avanti e può essere l'inizio di un'altra storia, di un altro, di un altro capitolo. Eh, ma le nostre aziende, alla quale naturalmente ho chiesto ad alcune di loro cosa ne pensano, non le vedo preoccupate, perché comunque lo scambio, il commercio internazionale, al limite ci sarà una rotta più breve da una parte, una rotta più lunga da un'altra, ma credo che oggi comunque il mondo è così connesso che eh, difficilmente riusciamo a essere totalmente indipendenti da tutti e quindi voglio dire è un qualche cosa che si effincenterà nel tempo, tenendo conto proprio dei momenti attuali. Per Grazie. Una domanda che ti volevo fare, prima di All'inizio hai sei partito col tuo intervento dicendo che eh, dobbiamo metabolizzare il cambiamento, no? che è un concetto importante, però alla fine secondo te, non correndo, però qual è il tempo giusto per metabolizzarlo? Perché tutto, i fondi del PNRR hanno una scadenza, i fondi comunitari hanno una scadenza, tutti i programmi di sviluppo che vengono fatti hanno una scadenza. Allora Possiamo discutere sul fatto che la scadenza sia troppo ravvicinata. E su questo sono perfettamente d'accordo con te. Però allora, un punto di riferimento penso ci voglia, o, o, certo. o tu vuoi che lo porti direttamente il mercato verso no, concetto? No, 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 concetto. no. No, è la politica. Abbiamo bisogno di un, di un progetto industriale, di una visione. Cioè, se non abbiamo quella, se non abbiamo dei riferimenti che ci arriva dalla politica. Eh beh, ognuno va per la sua strada. Cioè, è una questione di tempo. tempo, è una questione è una... di, di, di cioè, magia. Diciamo, certo, ecco. Capisci che gli italiani comunque sono un po' sfiduciati no, dalla oh, politica. Ma, voi, e quindi questo ti porta, anche, voglio dire, a essere o troppo pessimista, a dire: ma chi se ne frega tanto non succederà niente. Quindi, questo è riacquisire fiducia nella politica e cercare di mettere loro davanti a dei fatti che per fare delle cose e per riuscire a rispettare queste tempistiche noi abbiamo bisogno che loro si muovano su altro, non dipende da noi, dipende da loro. Grazie, c'era il Presidente Becce che voleva affrontare un'ultima riflessione sulle concessioni, Ma sulla più... se non... No, sono no sulle concessioni. concessioni, volevo solo per dare un'informazione vista anche, anche le cose che sono state dette sia da Umberto che da Alfredo, eh, perché è un tema delicato, io prima ho detto e sottolineo le concessioni, di demanio, sono sul demanio portuale nazionale, devono essere governate nazionalmente. Vorrei dire a tutti, ma molti di voi lo sanno già, che questa affermazione che sembra banale non corrisponde alla realtà, nel senso che non esiste, non esiste a 29 anni dalla nascita dell'84-94 un unico diciamo, schema. Di, per il rilascio delle concessioni nell'ambito nazionale. Ogni autorità portuale ha un proprio strumento di regolazione che eh, diciamo eh, eh, guida il processo di affidamento concessorio. Non commento perché credo che sia una questione che si commenta da sé. Okay? Stiamo quest'anno quindi 2023 cominciando a discutere su un, un regolamento base. Che poi deve essere naturalmente recepito e implementato da ogni singola autorità di sistema portuale. Perché poi è evidente che il costo di una concessione a. Allora, prendo una metafora diciamo commerciale: un, eh, il costo di, una, di un affitto in via Monte Napoleone non può essere lo stesso di un costo di un affitto commerciale eh, in, a Rho. Ecco, uso due, due, due località del milanese. Lo stesso concetto vale sulle concessioni portuali. Ci sono porti che, ad esempio, hanno un collegamento infrastrutturale, fanno parte della rete TNT, che devono avere determinati costi concessori. Porti che non hanno queste opportunità, che possono e devono avere altri valori. Ma le modalità con le quali si individua il, il soggetto concessorio, eccetera, eccetera, dovrebbero essere uguali per tutti. Non è così. Ogni. Ognuno di noi, ma non è così neanche, ad esempio, nella disciplina di gestione della concessione. Ci sono porti sui quali è possibile, tra virgolette, incidere sull'onere concessorio attraverso il riconoscimento di alcuni investimenti, e altri in cui non è possibile, e questa è normalmente una delle prime cinque voci di costo di un terminalista portuale. Perché, con tutto il rispetto per i miei amici balneari, io poi sono di a lui sola, quindi insomma, alla spiaggia ci vado, non è che odio i i balneari, però insomma, c'è un po' di differenza tra il valore di una concessione balneare e il valore di una concessione portuale. Non perché quella portuale è più grande, perché quella portuale costa 5, 6, 10 volte di più a metro quadro rispetto a quella balneare. Quindi è più grande e costa 5, 6, 10 volte di più. Quindi tanto per capirci. Cosa è successo quest'anno? Però io vorrei anche dire una cosa, perché questo è un problema appunto, che ancora una volta ci, ci rimanda la politica. Noi non è che ci siamo mossi a gennaio, anzi terminal, noi siamo andati al Ministero la prima volta a porre il problema delle concessioni ancora col governo Draghi, tanto per capirci. Perché la regola che disciplina gli aumenti del valore dei canoni concessori è una regola del 1993, la legge 400. Che stabilisce che il valore, diciamo, l'indicizzazione dei canoni concessori deve essere il frutto di una media tra l'indice inflattivo e il valore dei prezzi all'ingrosso. Ora, siamo stati tutti a dormire, questo lo dico con assoluta serenità, perché fino all'anno scorso tutto sommato le cose erano talmente poco significative da produrre. Nel 2022 l'aumento dei prezzi all'ingrosso nei quali si, si tiene conto del valore dei costi energetici, dei prezzi energetici, è, usce, è salito del 44%. E quindi la media tra l'indice inflattivo e questo il, indice ha portato al 25,15%. 25,15%, che agisce, per questo mi sono permesso di correggere, non in modo matematico, ma in modo geometrico. Perché l'anno scorso abbiamo avuto il 7,95, quindi il 25,15 è sul 107,95 dati i valori del 2021. Scusate se è poco, come si suol dire. Allora, noi a settembre, eh, prima a maggio e poi a settembre, siamo andati dal Ministero a dire guardate che c'è un problema, dobbiamo trovare una norma. Questa norma è stata inserita nel decreto mille proroghe, il 30 di dicembre del 2022 è uscita dal Consiglio dei Ministri ed è stata cancellata prima della pubblicazione del, in Gazzetta Ufficiale per un intervento della Ragioneria dello Stato e del Quirinale che ha ritenuto che il modo in cui era scritta questa norma fosse, diciamo, legge, comunque non rispettasse la gerarchia delle fonti e quindi una norma diciamo di quel tipo si è ritenuto che agisce, agisse in modo improprio nel modificare una norma primaria, la 400 del 93 e quindi non è stata, tra virgolette, considerata eh, diciamo così eh, eh, accoglibile e quindi non è stato il, il, la gazzetta ufficiale che ha pubblicato il Mille proreghe, non ha contenuto questa norma. Siamo tornati a metà di gennaio e abbiamo fatto una proposta di mediazione. La proposta di mediazione è: allora va bene, ci dobbiamo beccare questo 25,15, fatecelo ma applicare esclusivamente sulla quota minima inderogabile, che è la stessa dei balneari, 1,88 euro. Il valore medio di una, di una concessione portuale è 10 euro a metro quadro, tanto per capirci, per l'effetto di tutte le diciamo, normazioni che vengono effettuate a livello, a livello generale. Sembra che questa norma sia stata accolta e sembra, anzi il, il vice ministro Rixi ci ha detto che si impegna a scrivere a tutte le autorità di sistema perché venga applicata in questo modo questa norma. Qui siamo rimasti. Se, io ve lo voglio dire con assoluta franchezza, è eh, per dare un'informazione. Io ho telefonato ai tre segretari delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici il contratto collettivo nazionale. Mi direte che c'entra, ve lo spiego. Il 31 di dicembre di quest'anno scade il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti. Quindi dovremmo rinnovarlo. È consuetudine del nostro ambito cercare di rinnovarlo prima della scadenza. Lo abbiamo fatto su sei rinnovi, sette rinnovi, l'abbiamo fatto almeno quattro volte. Non ci siamo riusciti l'ultima volta perché c'è stato il Covid durante la trattativa, per cui abbiamo ritenuto che forse non fosse il caso di fare una trattativa su valori economici durante, durante la pandemia. Però in generale siamo riusciti sempre a rinnovarlo subito prima o subito dopo la scadenza. Non siamo mai andati lunghi perché c'è serietà, c'è voglia di farlo, c'è rispetto del clima che si genera all'interno delle portualità. Allora, se non ci sarà questo tipo di riconoscimento sul, sui canoni, se non ci sarà, e quindi i terminalisti si dovranno sedere al tavolo del contratto collettivo nazionale, avendo beccato il 40% di aumenti dei costi energetici, il 30% verso il 40% dei costi sugli investimenti per l'equipment, perché... Noi stiamo pagando mediamente il 40% in più i costi dell'equipment che dobbiamo rinnovare, gru, eh, trattori portuali, rich staker e quant'altro, con tempi di consegna che si sono dilatati del doppio, siamo passati da 15-16 mesi a 27-28 mesi. Questo per effetto della situazione generale, che si è eh, diciamo, assommata a pandemia, problemi dei microchip con le vicende legate alla guerra, guerra ucraina quindi se di fronte a questa situazione non ci sarà questo riconoscimento noi non siamo in condizioni di rinnovare il contratto collettivo nazionale perché stiamo parlando costo del lavoro investimenti costi energetici concessioni sono quattro delle prime cinque voci di costo di qualunque terminal portuale non è che possiamo pensare visto che ci dovremmo sedere per negoziare un rinnovo di un contratto con due anni di infrazione all'8-9%, non possiamo anche subire questo tipo di tracollo. Volevo dirvelo perché su questo siamo determinati, lo abbiamo detto al Ministro, l'abbiamo detto al Vice Ministro e ci aspettiamo di essere ascoltati, perché poi ci sarebbe un problema di pace sociale, ma non perché siamo sporchi padroni affamatori degli operai, perché non ce l'abbiamo più i soldi per poter fare tutto. Ma io, io credo che eh, per chiudere un'eccellenza, un'eccellenza dello studio e un'eccellenza della discussione ringrazio in particolare da ultimo Luca perché ha dato un quadro chiarissimo io che faccio il Presidente di vari terminal mi rendo conto effettivamente che siamo a un momento di non ritorno, io credo che domani abbiamo tra l'altro Rixi che si collega, non è qui con noi e mi aspetto anche eh, dal Vice Ministro come dire, una parola di conferma su queste cose, perché poi se noi tutto il quadro che tu hai dato direi è un, purtroppo molto negativo gli aumenti dei costi, eh, allora poi di che parliamo? Cioè questi studi sono molto belli, sono, ci danno un, un quadro di quello che è eh, la situazione, 400 aziende intervistate e quant'altro, ma noi dobbiamo avere. Per quanto riguarda la parte portuale, che è l'anello di congiunzione tra il mare, la terra, quindi la logistica, dobbiamo avere un quadro di competitività. Quindi, io credo che il messaggio forte che esce da questo eh, pomeriggio è bene tutto. Betti ha evidenziato come ci siano delle eh, sfide importanti anche per la sua categoria, su temi come la sostenibilità, che chiaramente per le grandi aziende è molto più facile, nel senso che anche le persone che se ne occupano. Guardate, io, avendo messo in rete con il mio amministratore delegato Alessandro Becce, ora otto termini, al 13 società, ecco, mi rendo conto come nelle grandi aziende... Tutto questo sia molto più facile perché tu inizi a mettere i manager, noi abbiamo un legal council, abbiamo un IT manager, abbiamo un manager per la sostenibilità, cioè diventa tutto più facile. Quella che è la grande sfida, giustamente diceva Betti, è riuscire ad accompagnare le piccole e medie aziende su questa strada. Io sono convinto che ce la dobbiamo fare, ma sicuramente ce la facciamo se abbiamo poi un quadro di competitività del sistema paese che per quanto ci riguarda è il microcosmo porto ecco io con questo chiuderei ringraziando tutti quanti eh, Contship per aver commissionato grazie. questo bello studio e Terem per averlo fatto grazie, grazie. <coughs> prossima sessione noi scendiamo, salgono i relatori diamo continuità così mi guadagno anche la benevolenza degli organizzatori